Roseland, quella Yamaha Team Tech 3 che si trova in quarta posizione, poi Jorge Lorenzo, quindi Chris per me.
Mentre i piloti della MotoGP si godono l'entusiasmo dei tifosi nel giro d'onore, sicuramente non è il risultato che si sarebbe aspettato dalla gara di oggi, ma è sempre bene ricordare che gli errori di oggi sono la base su cui costruire i successi di domani.